Il freddo notturno di Aosta non gli impedisce di lanciare fuoco e fiamme contro i giornalisti, invitati ad andare a fare inchieste vere contro il pirogassificatore, motivo per cui è lì. Come sempre, contro la politica marcia, che adesso vuol fare l'election day a marzo per impedirgli di entrare in Parlamento, attacca, vista la difficoltà di raccogliere le firme. Beppe Grillo, però, nel tracciare il DNA del suo movimento, assicura: senza di noi arriverebbero gli eversivi veri. Intanto, comunque, le sue cariche a testa bassa animano la scena politica. Stiamo dimostrando a questi cialtroni che sono lì dal 1978 che possiamo mettere dei cittadini informati al posto di questa politica marcia. Non devono andarsene così, Non devono andarsene. Prima facciamo una verifica fiscale tra tutto quello che hanno guadagnato da quando sono in politica a quando andranno via. E adesso hanno paura, mettono, ecco, il referendum al 45%, mettono queste cose per non farci entrare 42,5. Io vi giuro che se va avanti così, che possono mettere il 42, il 45, il 50, il 60, noi arriveremo all'80% degli italiani che vorranno cambiare. Strali anche per i due dissidenti, Salzi e Favia, senza nominarli. Abbiamo quattro regole e le devi rispettare. Se non ti vanno bene, puoi andare nel PD o nel PDL. In Parlamento, per il 5 Stelle, invece, ci andranno persone scelte dalla rete, garantisce Grillo. Non lui, che è un delinquente, ironizza. Di nuovo, sulle violenze nei cortei dei giorni scorsi, il dito lo punta su quella che definisce una guerra fra poveri, tra polizia e cittadini. Iana Gagliardi, Sky TG24.